C'è un amico che mi manda molti video di una passione che ha lui molto, molto bella, diciamo, per chi ama queste cose. Questo amico va in giro per le campagne, per l'Italia, nord, centro, sud. Al contrario di tante persone che magari partono, vanno in Puglia, vanno in Sicilia, vanno in Calabria, vanno al mare. Lui ha la passione di andare a scovare case, alberghi abbandonati, concessionari abbandonate, posti in cui c'era prima l'uomo e poi per varie ragioni non c'è stato più. E allora fa dei video in dei posti bellissimi, bellissimi nel senso come fascino, come interesse. Fa dei video in delle ville magari abbandonate dall'80, dall'86, dal 90, concessionarie abbandonate dal 95, dal 96. E allora guardare questi posti per molti è soltanto la curiosità, magari di vedere come si sono distrutte i tetti, le mura, magari quello che è rimasto dentro, automobili, mobili, tutto quello che era la vita delle persone che vi abitavano. A me invece fa un altro effetto. Perché mi fa un altro effetto? Perché io penso a come sarebbe il mondo senza la mano dell'uomo. Quindi in queste riprese vedi piazzali distrutti dalle radici, muri crollati, tetti crollati, quelli che un tempo erano vetrine, che erano saloni, che erano posti bellissimi, distrutti dalla natura, distrutti dalla sparizione della mano dell'uomo, della mano umana. Quindi tu guardi come sarebbe oggi il mondo senza l'uomo, come sarebbe quello che noi vediamo attorno, quello che oggi un branco di delinquenti vogliono preservare più della vita stessa delle persone. Se tu pensi che ogni giorno ci sono nuovi attacchi all'essere umano, pensate l'attacco alle automobili, pensate l'attacco alle case, l'assurdità del green. Pensate la lotta alla crescita dell'uomo con l'alimentazione a insetti. Pensate tutto quello che ha rappresentato decenni di progresso, le fabbriche, le auto, tutto ciò che riguarda l'evoluzione dell'uomo, le plastiche inteso come coadiuvanti della vita moderna, perché tutto è basato sulla plastica, un accendino, un paraurti, una scodella, un piatto, un bicchiere, tutto basato sulla plastica.
questi farabutti vogliono praticamente che la terra, quella terra brulla, quella terra inospitale, quella terra che d'inverno è fredda, d'estate è calda, che non ti offre la possibilità di mangiare, di bere, se tu non la lavori, se tu non la plasmi a tua immagine, a immagine di esseri umani. Pensare che ci sono persone che vogliono portarci a quello, io credo che sia il pericolo più terribile che l'essere umano possa provare sulla sua pelle. E non ditemi che non è così. Pensate che se questa nostra civiltà diminuisse, se questa nostra civiltà cedesse il passo alla natura, tutto quello che abbiamo fatto, le nostre conquiste, le nostre invenzioni, quello che abbiamo costruito, porti, palazzi, aziende, fabbriche, automobili, sparirebbe tutto. Quindi perché dire che dobbiamo ridurre quella che è la nostra essenza per salvare il mondo, per salvare la natura, questa natura che con noi è cattiva, che quando tu muori, quando tu smetti di lavorare, di muoverti, di produrre, di costruire, distrugge tutto, ti azzera quello che hai fatto te, quello che hai fatto la tua dinastia, quello che è stato costruito, tutto. E in questo momento un branco di disgraziati vuole portarci a questo. Ma la cosa peggiore, la cosa più terribile che sta succedendo in questo momento è che la maggior parte delle persone asseconda questi pensieri, queste azioni, senza sapere a cosa andrà incontro la sua progenia. Perché le persone facilmente pensano che hanno vissuto loro, quant'è? Io ho 70, 80 anni, ho vissuto gli anni più belli dell'Italia, il benessere, la tranquillità, non mi interessa. Ma i vostri figli vedranno un mondo terribile, che non è quello che raccontano nelle fiabe, il mondo con le caprette, con le piantine, con i parchi e tutta questa robaccia qui. No, è esattamente quello che potete vedere in un edificio abbandonato. Ragazzi, ci vediamo domani. Ciao a tutti.